Bentrovati cari amici di Globus Television, oggi ci troviamo all'Hotel Nettuno, tra qualche minuto intervisteremo l'ambasciatore di Ucraina, Yevhen Perezhin, e vedremo cosa ci dirà, a dopo. Caro, carissimo amico sindaco, vice sindaco di Catania, con cui noi abbiamo iniziato questo evento 3 anni e mezzo fa. All'Hotel Nettuno, qui vicino a me, c'è l'ambasciatore d'Ucraina, Yevhen Perezhin, spero di averlo detto bene. Ambasciatore, grazie di essere qui con noi, grazie di rilasciare questa intervista. La sua prima volta in Sicilia? No, è la prima volta in Sicilia oggi, sono stato qui tante volte, 3 anni fa io sono stato qui a Catania e queste volte quando sono stato qui noi abbiamo deciso che la presenza di Ucraina deve essere rafforzata e per questo noi abbiamo lavorato 3 anni per aprire il consolato onorario qui in Sicilia e abbiamo deciso di fare questo a Catania. Perché a Catania? Perché Catania è molto importante città e regione, una provincia per noi. Tanti ucraini, comunità ucraina è qui a Catania. Catania è un centro industriale e come nostro compito è sviluppare rapporti industriali, commerciali, culturali, Catania è una buona scelta per noi. L'Ucraina è simile alla Sicilia, è definita il granaio d'Europa, la Sicilia il granaio d'Italia. Che tipo di rapporti commerciali pensate di intraprendere? Soprattutto noi vogliamo aumentare l'interscambio commerciale tra Ucraina e Sicilia. Interscambio di vari merci, agroalimentare sì, industriale sì, anche IT, perché sappiamo che vicino di Catania c'è un parco industriale tecnico e per questo noi vogliamo portare nostri ingegneri IT per cooperare, collaborare con ingegneri catanesi, con aziende catanesi, numero uno. Numero due, Sicilia. Io voglio promuovere Sicilia come destinazione numero uno per turisti. Io penso che tutti i turisti ucraini che è stato qui una volta debbano ritornare e per questo noi vogliamo parlare con aziende di Catania come attraere di più turisti ucraini. Il terzo compito è di portare prodotti agroalimentari di Catania, di Sicilia e in Ucraina. Olio, vino, pasta, prodotti di mare, pesce, eccetera. Io penso che sarebbe un interscambio mutuo vantaggioso per noi. Nello scacchiere internazionale, l'Ucraina, per quanto riguarda l'Europa, come si pone? Adesso Ucraina è membro associativo con l'Unione Europea e per questo posso dire sicuramente che oggi Ucraina, nostra Ucraina moderna e democratica, è una parte della famiglia europea. Posso dire anche per tutti gli spettatori del vostro TV canale che dal giugno di quest'anno ucraini possono entrare nell'Europa senza visti e per questo è aumentato tanto l'interscambio di persone tra Ucraina e Unione Europea.
Quando nasce un consolato in una regione, perché c'è un flusso di persone provenienti dal paese, come in questo caso gli ucraini, nella terra. In Sicilia qual è il fenomeno? In Sicilia noi abbiamo alcuni migliaia di persone ucraine. Voglio dire che la nostra comunità, non solo in Sicilia, ma specialmente in Sicilia, ben integrata, integrata nella società locale, e noi vogliamo aiutare la nostra comunità di essere integrati o vivere socialmente, politicamente, economicamente più meglio. Per questo noi vogliamo aprire il consolato, che può aiutare per esempio di avere una scuola di domenica per la lingua ucraina, organizzare eventi culturali, eventi come mostra di quadri ucraini, alcuna attività sociale e sportiva. E per questo la sede del consolato può aiutare tanto di essere più integrati per nostra comunità. Grazie. Continuano le nostre interviste, qui siamo ancora all'Hotel Nettuno, qui vicino a me c'è il console onorario dell'Ucraina, il dottor Domenico Platania. Che significa aprire un consolato? Ma significa dare una opportunità ai cittadini ucraini sul territorio che lavorano, che vengono o per turismo o per altre ragioni, di avere un punto di riferimento per qualunque esigenza possa nascere di natura personale, familiare, e quindi questo è il compito fondamentale del console onorario: dare assistenza nei limiti, diciamo, delle possibilità a questi cittadini del paese di invio. Ma poi c'è un'altra, la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari prevede un'altra attribuzione molto importante per i consoli onorari, e cioè quella di promuovere l'interscambio culturale e commerciale tra il paese di invio, nel caso in specie l'Ucraina, e il paese di residenza del console, che cioè l'Italia, con riferimento, per quanto mi riguarda, alla giurisdizione di mia competenza, che è la Sicilia e la Sardegna. Che tipi di interscambi volete fare? Di che tipo? Ma guardi, noi già ieri abbiamo avuto due eventi importanti. Un primo evento si è svolto all'Università, al Dipartimento di Scienze Umanistiche, ai Benedettini, e c'è stato un convegno sull'Holodomor, cioè su quella genocidio patito dagli ucraini nel 1932-33, quando milioni di quei cittadini morirono per fame. E quindi il professor Adorno, che ha coordinato i lavori, ha fatto la relazione introduttiva, ha, diciamo, spiegato a un folto numero di studenti cosa è successo in quel periodo. Poi c'è stato un filmato che ha portato l'addetto culturale dell'ambasciata, che ha ripercorso in 10 minuti alcune immagini tragiche rilevate in quegli anni, e quindi ha concluso i lavori il console generale di Ucraina in Napoli, che oggi è qua, il dottore Gamoschi. Poi a seguire, tutto fatto nell'arco della stessa mattinata, per ragione di tempo, siamo stati alla Camera di Commercio, dove l'addetto commerciale dell'ambasciata ha incontrato un folto numero di imprenditori, dicendo loro quali sono le opportunità che oggi offre l'Ucraina in termini, in chiave di interscambio commerciale, industriale. Molti imprenditori hanno manifestato vivo interesse, e quindi seguiremo
a regime tutto ciò che è necessario per dare un contributo all'economia siciliana e un contributo all'economia ucraina. Sono con il vice sindaco della città metropolitana di Catania, il dottor Marco Consoli. Oggi c'è un nuovo inizio. Assolutamente sì, si apre un nuovo consolato nella nostra città, un consolato dell'Ucraina, a testimonianza anche in questo caso della grande amicizia del popolo dell'Ucraina con il popolo italiano e in particolar modo con quello catanese. Devo dire che è un gradito ritorno quello di Sua Eccellenza l'ambasciatore dell'Ucraina. Il sindaco ed io abbiamo avuto l'onore nel 2014 di riceverlo a Palazzo degli Elefanti e in quell'occasione si è iniziato a costruire un dialogo che oggi ha portato all'apertura di un consolato onorario. In quell'occasione abbiamo voluto testimoniare all'ambasciatore e quindi a tutto il popolo dell'Ucraina la vicinanza del paese, la vicinanza della nostra regione, la vicinanza della nostra città ad un popolo che oggi rappresenta il baluardo della democrazia in uno dei territori del globo più a rischio. E questo, devo dire, il dialogo sulle basi democratiche ovviamente favorisce un percorso comune anche su altri temi, su altri argomenti: cultura, turismo, internazionalizzazione, cooperazione decentrata. Tante sono le cose che potremo affrontare con il nuovo console onorario che rappresenterà, sono certo, in maniera egregia il popolo dell'Ucraina in Sicilia e nella nostra amata Catania. Sono con il magnifico rettore dell'Università di Catania, il professor Francesco Basile. Un'unità di intenti anche culturale con l'Ucraina. Ma sì, stiamo cercando di stabilire dei rapporti più stretti di collaborazione a livello di scambio studenteschi e anche a livello di scambio dei docenti, in maniera da cercare di far conoscere le diverse culture a entrambe le parti. Credo che sia interessante perché si instaura nell'ambito del programma di internazionalizzazione della nostra università. Noi abbiamo avviato questo programma che porta a far conoscere la nostra università all'estero in varie zone, e quello con l'Ucraina mi sembra un rapporto particolarmente interessante perché l'ambasciatore con cui ho avuto occasione di parlare mi ha detto che anche loro sono interessati e anzi cercheranno di poter far venire degli studenti a frequentare la nostra università, e questo per noi è un valore aggiunto. Poter aprire un dialogo giuridico con le autorità ucraine per uno scambio su quelli che sono i nostri sistemi giuridici. L'Italia certamente è un'ottima culla del diritto e probabilmente possiamo dare qualcosa, ma possiamo anche ricevere in relazione a quelli che sono i sistemi, soprattutto per quanto attiene alle procedure, dove noi siamo abbastanza azzivolati. Ma anche... Buongiorno ambasciatore, io sono venuta qui stamani perché è importante aprire, festeggiare insieme a voi l'apertura di questo nuovo posto consolare.